Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio sul Griefing. Grazie mille a tutti per il supporto. Abbiamo fatto più di 8000 mi piace. Io avevo chiesto 4000 mi piace per continuare la serie. Voi avete fatto 8000, il doppio, quasi 10000, perché sta per arrivare a 10000 mi piace quel video. Grazie mille per tutti per il supporto. Continuate così se vorreste vedere una serie. Se arrivassimo anche in questo episodio a 6000 mi piace sarebbe pazzesco e mi farebbe capire che volete vedere questa serie sul Griefing. In molti mi avete detto che dovevo solo griffare gente che se lo merita o che hackerà o che usava i cheat o che era cattiva, era maleducata. Avete ragione, d'ora in poi cercherò di griffare solo queste persone. In questo video vedrete un gruppo di persone che si è fatto una base tutta di diamante, un bunker di diamante, e secondo me un ragazzo su Twitter mi aveva scritto: griffa questi perché secondo me stanno usando X-Ray, perché hanno sempre tantissimo diamante. E quindi siamo andati a esplorare la loro base, abbiamo griffato. Ovviamente guardatevi il video fino alla fine per vedere tutti i dettagli. E niente, godetevi il griffing. Perfetto, ci troviamo in questo posto, in questa pianura pazzesca. Sapete il perché? Perché in questa base, in questa pianura, c'è sotto una base nascosta, c'è un bunker di diamanti nascosto. E molti di voi nei commenti mi hanno detto: oh, qua ci stanno anche dei blocchi di cobblestone. Qua mi avete detto di... cioè nel precedente episodio mi avete detto: ok, bellissimo il griffing, però cerca di griffare la gente che se lo merita. Perfetto, d'ora in poi i griffing che farò saranno tutti così. Cercherò di griffare gente che se lo merita e che ha fatto qualcosa di male. Questa base mi ha scritto un ragazzo su Twitter nei messaggi, mi ha scritto anche le coordinate di questa base, mi ha scritto su Twitter nei messaggi privati, mi ha detto: questi qua hanno usato l'X-Ray, hanno sicuramente usato l'X-Ray e mi hanno cacciato via, eccetera eccetera. Quindi ho detto: allora facciamo una cosa, proviamo a griffarli, eccetera eccetera, e controlliamo se questa base è veramente così come dice lui. Guardate lì, c'è un bottone nascosto. È vero, appunto, c'è un bottone nascosto in sto punto. Qua c'è un blocco mancante, potrebbe essere qui il posto dove cacchierola c'è l'entrata della base. Quindi, mamma mia, il griffing è andato benissimo, cioè mi avete detto in tanti di continuare la serie, a molti di voi è piaciuto, siamo arrivati a 8000 mi piace, 8000, cioè siamo quasi a 10000 in quell'episodio, è pazzesco. Cioè, è andato benissimo, grazie mille a tutti per il supporto. Io mi sono divertito tanto a griffare e cercherò di griffare solo persone che se lo meritano, sempre. Cercherò sempre di dirvi cosa ha fatto e perché lo sto griffando. Ovviamente questo è un gioco, non c'è da prendersela, non succede niente. Qua tutti griffano e poi tutti ripetono le loro basi, eccetera, eccetera. Allora, adesso entriamo. Ah, mi sono preparato a TNT perché mi avevate detto di prepararla, perché... mi avete detto che un vero griffer cerca di... oh, è qui, è proprio qui. Wow, mi sono incastrato. Allora, adesso devo essere veloce. Mi avete detto che un bravo griffer cerca sempre di preparare la base, cioè per preparare la TNT. Oh mio Dio, questa è una bella entrata di sicurezza, ok. Allora, non so, il ragazzo su Twitter mi ha detto che, boh, la base era tipo fatta da di quelli... oh mio Dio! Ha detto che era fatta da qualcuno che usava la X-Ray, uno di loro. Oh mio Dio, ma come hanno fatto a prendere tutti questi blocchi di diamanti in vanilla? Pazzesco! Team Luca, Tizio, Diamante, Man, Guerra, Carlo. Oh mio Dio, è un team questo, potrebbero anche entrare adesso, devo stare molto attento. Ci vediamo alle 2, alle 5 di ogni giorno, raga. Ok, dovesse succedere qualcosa sopra di noi, siamo autosufficienti. Perfetto, ok. Wow, ci sono un casino di oro. Prendiamoli tutti, muoviamoci, prendiamo anche questa God Apple, wow, questa mela OP. Questa roba cos'è? Oh, questa armatura è enchantata. Protection 4, potrei usarla visto che non sono molto potente. Ho solo la roba dell'altro griff e quindi potrebbe andarmi male. Però questa è quasi distrutta, dovrei tenere anche qualcosa per... ok, di nascosto, sì, dovrei tenere anche un ricambio se mi si distrugge la mia armatura. Mamma mia, c'è un casino di roba. È veramente fatta, cioè è veramente, non si sa, però ci sono tantissime cose. Oh, una speed, questa la voglio. Ci sono tantissimi diamanti qua. Oh, da poter far esplodere. Pazzesco, wow. Non pensavo di trovare una base così di diamanti. È un bunker di diamanti. Ok, dobbiamo muoverci. Allora, dobbiamo essere veloci e letali. Oh cacchio, dove cacchio è? Ah, mi serve, oh mio Dio, mi serve l'accendino. Hanno un ferro questi qua da potermi dare. Mamma mia, mi sono dimenticato il ferro. Un lingotto di ferro. Mi sa che mi metterò a cucinare. Non ci credo, mamma mia. Dov'è il... eccolo qui il ferro, perfetto. Mi metto a cucinare il ferro da loro, non ci posso credere. Perché mi serve qualcosa. Ok, questo posso bruciarlo.
ho bruttato le fecce, ma adesso le raccolgo. C'ho l'inventario pieno e sto anche vibrando perché non mi sono ancora preparato una zona dove poter stare al sicuro, ma la farò prima o poi sicuramente, cioè non posso stare sempre così. Una crafting table qui, perfetto. Serve semplicemente per accenderla, sapete, che a quanto pare non ce l'ho. Allora, ok, questa è la base da poter griffare. Oh mio Dio, scrivete nei commenti cosa ne pensate. Cercherò sempre di griffare basi che si meritano il griffing, perché ovviamente è quello che mi avete detto sempre voi nei commenti. È stato ben supportato, grazie mille per gli 8000 mi piace. Sarebbe bello tipo in questo episodio arrivare a 6000 mi piace. Sarebbe una cosa fantastica a parer mio. Cercheremo di raccogliere tutti i blocchi di diamante che verranno spawnati qui. E boom, adesso continuiamo e va bene. Oh mio Dio, l'ho piazzata tutta. Scappiamo, scappiamo. Oh mio Dio. Oh, wow. Oh mio Dio. Non ci credo. Wow. Oh mio Dio, che griffing che ho fatto. I blocchi di diamanti, quanti ci sono? Sono 6. Ce ne dovrebbero essere altri qui in giro. Qua che c'è? C'è roba casuale, ok. Ma i boots c'hanno l'enchant, quello che mi fa andare veloce nell'acqua. Avete visto che sono molto veloce? C'hanno Death Strider 3, vado molto più veloce in acqua. Dove sono gli altri blocchi di diamante? Credo che di averli persi. Ok, cerchiamo di uscire subito da questa base perché non voglio che entrino e mi ammazzino, perché non sono molto forte, avete visto. Questi sicuramente avranno un casino di roba. C'ho un piccone di diamante, potrei prendermene altri. Oh, eccone qua un altro. Potrei prenderne un paio, così, giusto perché questa è la tassa. provo a prendere un bel po' di blocchi. Mamma mia, diciamo che ho griffato la loro spawn della base ed è quello che mi basta. Pazzesco. Wow. Cioè, ho ricevuto, cioè su Twitter mi avevate detto che, cioè il ragazzo che mi ha contattato mi aveva detto che era fatta da probabile gente che usava X-Ray, ma non pensavo in questo modo. Questa era tutta piena di diamante. Mamma mia, cerchiamo di uscire. Ok. Ok, oh mamma mia, devo cercare di uscire prima che arrivino. E sapete cosa? Visto che c'ho un blocco di lava, lo piazzo qui. Lo piazzo qui perché, guardate, dovrebbe tecnicamente riuscire a scendere e potrei fare un casino di macello. Sì, questo fa un macello schifoso. Ok, cerchiamo di uscire da qui. L'ossidiana tipo è lunga da scavare, quindi ok, me ne vado. Non ho fatto tantissimo danno, ma molti di voi nei commenti mi hanno dato l'acronimo di griffer buono o griffer che ovviamente un griffer buono che non distrugge tutto ma cerca di fare solo danno in base a quel che vede. Sì, a tanto. Allora, sotto la base vedo che c'erano tipo altri corridoi, forse c'erano corridoi dove portavano i loro dormitori o dove portavano i loro depositi, eccetera eccetera. Quindi la parte più importante delle basi, secondo me, è sempre la parte centrale della base. Pazzesco. Ora me ne vado via, ovviamente. Me ne vado via e ci possiamo anche allontanare. Wow, non ho usato manco le mele OP. E adesso facciamo un recap, vediamo cosa abbiamo raccolto in questa base. Controlliamo subito qui. Allora, prendo l'acqua e controllo quel che ho preso. Ho fatto esplodere il deposito perché la TNT che avevo non avevo tantissima. Se no avrei girato per tutta la base e l'avrei controllata. Quanto è comodo il Depth Strider? Guardate, posso andare velocissimo in acqua. Bellissimo. Ok. Sì, se avessi avuto se avessi avuto più TNT avrei griffato di più, ma non ne avevo tantissima. E mi dispiace di questo, perché un bravo griffer secondo me deve portare sempre tanta TNT. Scusatemi, non sono esperto, questa è la mia prima volta che griffo, anzi questa è la seconda. Però guardate, abbiamo fatto un casino di materiale d'oro, tantissimo, mamma mia. Cioè, abbiamo fatto anche 13 blocchi di diamante. Wow, pazzesco. Sapete che figata che è? Sapete cosa? Ho in mente di fare una cosa. Volete che tipo nell'episodio del griffing cerco di fare anche una base in questo vanilla e cerco di metterci tutte queste cose preziose? Perché io non posso sempre girare con la roba che ho. Potrei farmi una base lontana nascosta e potrei metterci tutta la roba, diventerebbe la mia base. Perché sto vanilla per me è così: devi attaccare le basi degli altri, devi cercare le basi e attaccare quelle degli altri. E se loro ti trovano la difendono, e se no
provano loro ad attaccare la tua. Io questo gioco, la modalità vanilla, io la reputo come se fosse Clash Royale. Attacca le basi degli altri e le distruggi, o se no lui lo fa per te. È così che dovrebbe essere il gioco, ed è così che è il gioco. Per questo che molti di voi non si devono arrabbiare quando griffo qualcuno, perché è il gioco che lo permette, è il gioco che lo fa. Ovviamente stavolta da ora in poi comincerò a griffare solo gente che se lo merita. Bene, benissimo. Allora, tutti questi stack dorati ho preso. Guardate quanti sono. Queste enderpearl sono dell'altro griffing. Se ve lo siete persi, andatevelo a vedere nel canale. Abbiamo tutti questi diamanti. Abbiamo trovato questi blocchi di diamante, che sono un bel po'. Sto secchio me lo tengo, perché mi potrebbe servire. La speed potrebbe servirmi. E wow, è stato un successo pazzesco questo griffing. Wow, fantastico, e si mette pure a piovere. In questo raid sono stato molto veloce, perché sapevo che c'era tantissima gente. Me l'aveva scritto quel ragazzo, mi aveva avvisato di stare molto attento, quindi sono stato molto veloce. Ero deciso a fare qualcosa, avevo visto la roba più importante che c'era qual era, e ho deciso di farla esplodere con l'unica TNT che avevo. Ed è l'unica cosa che volevo fare in questo episodio, perché ovviamente... E si chiama il bunker di diamante. Era un bunker di diamante quello. Mettiamoci al riparo, che questa pioggia mi fa ammalare. Ok, era proprio un bunker di diamante quel posto lì, ed è stato fantastico farlo esplodere. Sarebbe bello se venisse supportato benissimo anche in questo video. Vi farebbe capire che vorreste vedere proprio una serie su questa serie, sul griffing. Ditemi nei commenti se vorreste che costruissi una base piccolina dove ci metto tutte le mie ricchezze, i miei minerali bellissimi. E niente, sarebbe bello arrivare a più di 6.000 mi piace, mi farebbe capire che vorreste vedere ancora altri episodi, perché sapete, il primo episodio fa sempre tante visite, tanti mi piace, poi il secondo e il terzo vanno a scemare, quindi fatemi capire che vorreste vedere veramente una serie su questo griffing. E niente, ora vi saluto e mi scappo via, perché potrebbero rientrare e venirmi ad ammazzare, perché sono molto forti. Ciao ciao!